Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati in questo nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, andremo a fare un What's in my bag. Infatti, andremo a vedere che cosa c'è all'interno della mia borsa. Non so perché, ma questo è un tipo di video che vi piace tantissimo e quindi comunque io ho deciso di farlo. Ma adesso andiamo a vedere direttamente che cosa c'è all'interno della mia borsa. Premetto che veramente io non mi sono preparata a niente, quindi io non ricordo neanche bene che cosa ci sia all'interno della mia borsa, quindi potrebbe esserci cose anche scabrose. No, dai, sto scherzando, però so qual è un oggetto un po' scabroso che potremmo trovare, anzi no, che troveremo sicuramente adesso che mi ritorna in mente. Comunque andiamo ad aprire appunto la mia borsa. Partiamo dal fatto che io non ho una borsa, ma utilizzo uno zainetto perché è molto molto più pratico. E poi, tra l'altro, siccome tendo a farmi borse piuttosto pesanti, tenerle su una spalla o su un braccio, magari dopo stavo tutta storta, con lo zainetto almeno sto dritta. E questo qui l'ho preso da H&M, c'è un video, magari ve lo lascio qui su, così se volete lo andate a vedere. Ed è un acquisto che ho fatto quest'inverno, mi sembra, sì, e l'ho pagato una ventina di euro. Adesso c'è ancora e c'è anche grigio nel caso, se volete poi andare a vederlo. Sono anche un po' emozionata perché non pensavo che avrei mai fatto questo tipo di video, devo essere sincera, quindi mi fa un po' strano. Allora, la prima cosa che vediamo è subito questo qua, che è il mio portafoglio, anche piuttosto vecchiotto, di Michael Kors. E è un portafoglio che ho ormai non so da quanto tempo, tra l'altro super pieno di roba, quindi dovrei anche un po' svuotarlo. Più che un What's in my bag, dovremmo fare anche un cosa c'è all'interno del mio portafoglio, tutto tranne soldi. Questo sappiatelo che io non viaggio mai con i contanti. Poi, altra cosa che andiamo a trovare all'interno c'è scontrini, sono della Coop. Sì, esatto, cioè mi fa vedere, sì, messaggio promozionale, codice cliente e quant'altro, insomma, boh, robe che danno loro. Poi troviamo questi che sono i bollini della Coop. Dovete sapere che io comunque vado sempre alla Coop e faccio anche la raccolta punti perché delle volte ci sono dei prodotti che comunque possono servire, tanto vuol dire la spesa va fatta e quindi i punti li prendo sempre. E riesco appunto a prendermi qualcosa, tipo l'altra volta ho preso un mestolo oppure un mescolatore, insomma un po' di oggettini interessanti li prendo. Sempre all'interno della borsa troviamo questa qui, che è una piccolissima pochette di Arros, che potrei anche cambiare perché cioè, è completamente finita nelle barbe, non ha più banane, cioè orribile. Ma perché non la butto via ora che la guardo bene? Boh, sono quelle cose che mi porto avanti da anni e anni e anni e tutte le volte che cambio borsa, questa la prendo e la metto nella nuova borsa. Io sono una che tra l'altro cambia borsa una volta all'anno perché mi fa fatica a fare il travaso e rischio poi sempre di dimenticarmi qualcosa. Comunque, dentro questa borsettina c'è il caricabatterie che porto sempre dietro perché comunque può sempre risultare utile. Poi c'è una cacchina, che questa me l'ha regalata Mattia quando eravamo fidanzati, perché io gli dicevo sempre che è una merdina e quindi questo è il suo simbolo. E poi c'è all'interno, aspettate, queste, mamma quanto sono sporche, bruciate, non so che schifo hanno addosso, mamma mia! Tutta gomma, non so. Comunque sono quattro chiavette USB. Direte voi, ma c'è tutte foto, tutte foto, praticamente se uno mi ruba questo qua, la mia privacy proprio addio. Poi, questo qui, che so che cos'è, ed è aiuto, praticamente penna e autodichiarazione per spostarsi, perché come sapete ne abbiamo bisogno. E poi troviamo anche un altro pezzo di scontrino. E poi troviamo una pochettina, questa è fighissima, olografica di Sephora. E c'è all'interno niente, praticamente c'è delle salviettine umide di un ristorante giapponese, un igienizzante mani monouso, insomma questo qui in bustina. E
fermenti lattici, se ho male al pancino, non si sa mai, io sono una farmacia ambulante in genere, e quindi comunque i fermenti lattici, cioè i fermenti questi qua, tra l'altro sono validissimi nel caso se avete problemi di pancino. Poi vediamo cos'altro c'è. Comunque mi sento una disagiata, veramente. Altri punti Coop. Un altro scontrino Coop. Lo scontrino ufficiale della spesa Coop. Questo video is not sponsored by Coop. E dei fazzolettini, un pacchetto di fazzoletti. Bene, l'interno, aiuto, è completamente svuotato, non c'è più niente. Però adesso andiamo a vedere questa piccola zip qui. E troviamo una maschera chirurgica, questa qui, diciamo monouso, perché dopo 4 ore vanno cambiate. Poi un altro pacchetto di fazzoletti, così, a caso. Il telecomando del garage, che non uso mai. Una mollettina per capelli, qualcosa finalmente di utile l'abbiamo trovato in questa borsa. Cioè, veramente, la cosa compromettente, la volete vedere? Io ve la faccio anche vedere. Un Tampax, così, a caso, messo così, lanciato nella zip piccolina, un Tampax, perché non si sa mai in questo ciclo che cosa decide di fare. Poi troviamo un Buscofenact, vi ho detto che sono una farmacia ambulante, cosa avete bisogno? Voi chiedete che io ce l'ho dietro, poi, ah no, in realtà ce l'ho sempre dietro, poi la volta che mi serve dico, bah, l'altro giorno tipo avevo mal di stomaco, ho detto aspetta che mi prendo un Jeffer, sono andata e non ce l'avevo, tipo ho sempre tutto, la volta che poi mi serve mi manca, è un classico. Poi, ah, basta, abbiamo praticamente finito. E infine c'è una mascherina, questa qui in tessuto molto elegante, guardate quanto è bella, molto luminosa, questo color beigeolino. Ok ragazzi, a questo punto lo zainetto è completamente svuotato, che tristezza, cioè non c'è più niente. Questo era tutto quello che c'era all'interno del mio zainetto da 20 euro di H&M. Ricordatevi di lasciare un like al video e ci vediamo presto, ciao!